Al Policlinico di Bari una donna di 35 anni incinta arriva al pronto soccorso e scopre un tumore al cervello. L'equip multidisciplinare di ginecologia ed ostetricia interviene d'urgenza e salva mamma e figlia. Ascoltiamo il servizio di Damiana Dorotea Sgaramella. Al Policlinico di Bari una donna in stato di gravidanza è arrivata al pronto soccorso per un malore manifestando alterazioni dello stato di coscienza, deficit della forza fisica e della capacità espressiva. La 35enne è stata sottoposta urgentemente a una risonanza magnetica il cui esito ha rivelato la presenza di una probabile massa tumorale all'interno del cranio. Immediato l'intervento multidisciplinare di ginecologia e ostetricia del Nosocomio Barese che si è riunita con ed è intervenuta con una doppia operazione chirurgica in un'unica seduta operatoria. Per ridurre al minimo lo stress farmacologico dell'anestesia per la madre e il rischio di sofferenza per il feto, è stato effettuato un taglio cesareo e subito dopo si è proceduto alla rimozione del tumore cerebrale attraverso il monitoraggio costante delle funzioni neurologiche. L'intervento neurochirurgico è stato condotto dal direttore dell'unità operativa, il professor Francesco Signorelli. Grazie alla multidisciplinarietà possibile eh, certamente al policlinico e io direi anche principalmente al policlinico abbiamo scelto la giusta concatenazione di eventi parto, cesareo e intervento neurochirurgico nella stessa sala operatoria, nella sala operatoria di neurochirurgia, nel complesso salvaguardando il benessere del eh, bambino e della mamma. L'intervento si è concluso senza complicazioni. Sia per la mamma che per la piccola sono stati necessari alcuni giorni di decorso post-operatorio in terapia intensiva. Ma finalmente, dopo tutti i controlli, entrambe sono tornate a casa.